Allora, buongiorno a tutti, siamo qui assieme a illustri rappresentanti dell'Associazione Ecologica Monti Sabatini, che da oltre 8 anni si batte per il rispetto di principi di legalità e di giustizia in un territorio dove si intende portare la futura discarica di Roma, per trasformarla nella nuova Malagrotta. L'operazione ebbe origine appunto 8 anni fa, quando in questo luogo fu autorizzato una discarica di inerti in un luogo dove neanche questo tipo di discarica poteva essere autorizzata, né tantomeno dal comune che all'epoca autorizzò, né poi dalla regione che confermò questa autorizzazione. Più recentemente è stata richiesta l'ampliamento dei codici di rifiuti, da un lato, e la trasformazione del sito in un nuovo impianto per gestire i cosiddetti rifiuti speciali non pericolosi, che per chi ci ascolta è la monnezza di Roma. Tutto questo premesso ostano vincoli insuperabili a questo riguardo. La stessa città metropolitana, ossia la ex provincia, ha realizzato in questi anni delle mappe, ossia un sistema di vincoli sul territorio, vincoli del sistema urbanizzato, vincoli del sistema ambientale del PTPG, vincoli del sistema archeologico paesaggistico ambientale, vincoli del sistema idrogeologico ambientale. Tutti assieme, quindi sovrapposti, portano ad una mappa dei vincoli per 2 tipologie di impianti. Impianti per la gestione dei rifiuti, eccetto quelli per lo smaltimento finale, ossia le discariche, e impianti per discarica. Quindi, dopo questo lavoro certosino, la città metropolitana ha identificato le cosiddette aree bianche. Bianco è proprio il colore della mappa laddove non insiste nessun vincolo. Si può vedere ad esempio come in questa zona fra Cerveteri, Fiumicino e Ladispoli vi siano delle aree bianche, anche se poi lì sotto insistono dei resti archeologici e quindi sono aree comunque di interesse culturale. Quello che è certo è che nella zona di Magliano Romano, questo simbolo rosso è il simbolo della discarica che è già esistente, come potete vedere è una zona con diversa colorazione e con diversi colori, il che vuol dire che insistono diversi vincoli e fasce di rispetto, vincoli inderogabili, perché a 800 metri dalla cava insiste il paese, nelle vicinanze ci sono dei centri sensibili come le scuole, il sito è appunto all'interno di una cava dove i cavatori hanno scavato fino al livello di falda, quindi anche in periodi siccitosi si rileva acqua affiorante, il che significa che i rifiuti andrebbero a immediato contatto con le acque e se non inerti inquinerebbero il sottosuolo e tutta la valle sottostante, e quindi acqua da cui si è, di possibili fonti di abbeveramento per gli animali e anche per l'uomo. E quindi secondo le mappe della città metropolitana questo luogo non è idoneo ad ospitare alcuna discarica. La Regione Lazio, per superare questo vincolo, ha introdotto all'ultimo minuto all'interno del piano dei rifiuti, attraverso un emendamento dell'opposizione votato dalla maggioranza, un emendamento con 3 righe che in sostanza dice cosa? Dice che qualunque impianto esistente, ad esempio la discarica di Magliano, non solo nel richiedere un'autorizzazione al proseguo, il che sarebbe logico perché in qualunque attività imprenditoriale bisogna avere la certezza di poterla continuare pure nell'area del rischio sottinteso al concetto di impresa, a prescindere dal cambiamento del sistema delle regole, ma quindi non soltanto nel caso della prosecuzione delle attività, ma perfino nel caso di cambiamento sostanziale o non sostanziale, che in questo caso significa un nuovo tipologia di impianto. Dunque la discarica di Magliano, anziché sottostare a questo insieme di vincoli e di regole che la renderebbe non idonea, potrebbe proseguire senza sottostare a queste regole. Ora, questo cavillo, diciamo, burocratico e legale introdotto nel piano di rifiuti è diventato legge perché dopo 6 mesi nessuno ha fatto opposizione al TAR rispetto a questo piano di rifiuti, ma è chiaramente incostituzionale, ossia contraria alla norma nazionale in materia ambientale e alla norma europea. Questo perché si tratterebbe chiaramente di un nuovo impianto e come tale sarebbe soggetto a tutti questi vincoli, e facendone una valutazione di impatto ambientale non si potrebbe che rigettare questa domanda. Su questo sito insistono delle opacità che fanno immaginare comunque come in questo paese forte il grado di degrado morale, civile e culturale e anche etico, dove sorprendenti sono le coincidenze che negli anni si sono riscontrati.
Anzitutto la Regione, che in 8 anni ha sempre autorizzato questo ampliamento di codici di rifiuti, laddove i giudici aditi dall'associazione e dai cittadini, però per 7 volte su 7, dando ragione a questi ultimi, hanno denunciato un eccesso di potere e un difetto di istruttoria da parte di quegli uffici regionali. Buongiorno, noi siamo 3 attivisti dell'Associazione Ecologica Monti Sabatini. Siamo qui per l'ennesima volta per ribadire che questa discarica qui di fronte a noi non si debba fare, perché è vicino al Parco del Veio, è a 800 metri della scuola, è a 800 metri dal centro abitato. Oltre a questo ci sono i pozzi che portano l'acqua a Rignano e altri paesi qui vicino. Perciò questa discarica appunto non si deve fare per nessun modo, per nessun motivo. Oltretutto il percolato, che potrebbe sicuramente uscire fuori e contaminare le falde acquifere, che arriveranno sicuramente ad inquinare le falde acquifere dei paesi vicini e della Valle del Trea. Ecco perché questa è un'altra dei motivi per cui la discarica non si debba fare. Abbiamo vinto 8 ricorsi al TAR e la Regione ancora non ci ha dato spiegazioni. Perciò è importante che si muovano per far chiudere questa discarica. Grazie a tutti. In che comune siete? Ovviamente siamo nel comune di Magliano Romano e il sindaco tuttora ancora non ha dato, diciamo, buone speranze, e speriamo che in questi giorni si muova un po'. Grazie. Allora, qui siamo di fronte alla vecchia cava di Blocchetti e subito, che non si vede, subito a destra in basso c'è l'invaso dove vorrebbero portare i rifiuti di Roma. Noi ci troviamo qui a fianco, a ridosso della valle del Trea, e la discarica oltretutto combina con il Parco del Veio. Qui vicino le prime case si vedono subito, sarebbero le case di Magliano Romano, che sono a pochissimi metri dalla discarica. Poi se ci spostiamo un po' sulla destra si vedono anche Monte Soratte e il paesino Sant'Oreste. Noi preghiamo il sindaco che firmi l'ordinanza della chiusura immediata, perché non è fattibile una cosa del genere. Salve, sono Valentina Pini, attualmente consigliere di minoranza nel comune di Sant'Oreste. Sono stata sindaco nei 5 anni scorsi e ho combattuto diverse battaglie che riguardano appunto la tutela e la salvaguardia del nostro territorio. Siamo cittadini di queste campagne, di questi piccoli comuni che vivono comunque grazie anche al turismo lento, un turismo che ammira e gode di tutte queste bellezze naturali. Ci troviamo oggi in questa cava di tufo qui al comune di Magliano Romano, una cava che
ospita già una discarica di inerti e che presto, probabilmente, speriamo di no, diventerà una discarica per rifiuti solidi urbani. Come possiamo scongiurare tutto questo? Come possiamo far sì che i nostri territori continuino a godere di tutta questa bellezza? Dovremmo cercare da politici e da cittadini di preferire delle politiche che mirino innanzitutto alla diminuzione dei rifiuti e dovremmo sperare in qualche maniera indurre, portare i nostri politici, anche quelli regionali, a individuare delle aree che siano più, come dire, più idonee allo smaltimento soprattutto dei rifiuti delle grandi città. Non credo che questi territori qui debbano necessariamente sopperire a delle carenze delle nostre grandi città, in questo caso del Comune di Roma, perché sarebbero i nostri territori a pagarne le conseguenze più grandi. Che cosa proporrei dipendesse da me? Proporrei innanzitutto una politica che mirasse alla diminuzione della spazzatura, della plastica in particolare. Viviamo in un momento in cui abbiamo le microplastiche ovunque, ma soprattutto mirerei a una politica in grado di gestire i propri rifiuti in ogni comune, quando i comuni sono più grandi. Nel caso in cui invece a produrre rifiuti dovessero essere i comuni più piccoli, proporrei una comunione in qualche maniera, una associazione di più comuni che possano mettersi insieme per lo smaltimento dei propri rifiuti. Già nel 2012 nel Comune di Roma vennero presentate delle proposte di iniziativa popolare per il rifiuti zero. È una proposta popolare che in qualche maniera potrebbe essere la risposta a tutto questo, a far sì che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire non più in grandi territori come questi, che potrebbero anche contaminare le acque sottostanti, comunque il territorio circostante, ma cercare di far sì appunto di chiudere il circolo dei rifiuti affinché gli stessi possano essere non solo un problema ma anche finalmente una risorsa, così come succede in grandi nazioni anche europee. Per il momento è tutto, speriamo che questa battaglia questa volta si possa vincere e vi ringrazio.